Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo in diretta finalmente, la prima di una serie di trasmissioni. Neurofibromatosi, parliamone, questo è il titolo. Ho il piacere di avere qui accanto a me Federica Chiara, presidente dell'Associazione Linfa, e due ospiti che andremo a presentare tra pochissimo. Naturalmente, per chi ci sta seguendo in diretta su Facebook e su YouTube, sa già di che cosa stiamo parlando, ossia queste trasmissioni nelle quali parleremo delle neurofibromatosi da tanti punti di vista, da tanti aspetti. Lo faremo con tanti professionisti italiani e stranieri. Abbiamo bisogno anche di voi. Se volete scriverci anche delle domande, assolutamente cercheremo di dare tutte le risposte possibili alle vostre domande. Federica Chiara, presidente dell'Associazione Linfa e ricercatrice dell'Università di Padova presso l'Istituto Oncologico Veneto. Federica si dedica da anni alla ricerca biomedica finalizzata alla selezione di nuovi farmaci per il trattamento dei tumori nelle neurofibromatosi al benessere delle famiglie. Federica, abbiamo voluto ardentemente questa trasmissione, ci siamo. Vuoi raccontare il perché siamo qui Certo, oggi? e per sconfiggere una sindrome come quella della neurofibromatosi bisogna partire dalla conoscenza e voi stessi, le famiglie, i pazienti affetti dalla neurofibromatosi tipo 1, anche 2, chiedono fermamente di essere ascoltati. E noi abbiamo creato questo salotto proprio per ascoltarvi, ascoltare le vostre domande e rivolgerle ai professionisti. Quindi benvenuti a tutti, noi vi dedicheremo uno spazio, quindi spero che questo sia gradito. Noi abbiamo fatto un progetto che abbiamo sottomesso ad Alexion AstraZeneca, ci hanno finanziato, quindi siamo pronti a dedicarvi dello spazio. Per sconfiggere l'NF bisogna conoscere prima di tutto. Eccoci qua. Eccoci qua, tra l'altro, in una giornata molto particolare perché oggi è la giornata internazionale delle neurofibromatosi. Ci saranno anche dei monumenti in tutta Italia, anche nel nostro Veneto, che si illumineranno di blu, appena ovviamente diventa un po' più scuro, quindi fra poco, quindi li vedrete anche se fate un giro per le varie città. Noi ringraziamo anche l'Hotel Ritz di Amano Terme, dal quale stiamo registrando, dal quale registreremo tutte le nostre puntate, in particolare Ida Poletto che ci ha ospitato. Allora, Federica, andiamo a presentare anche i nostri ospiti. Certo. Allora, con noi in diretta, ma avremo anche degli ospiti in differita, ma in diretta abbiamo la professoressa Anna Belloni Fortina, della clinica dermatologica responsabile del centro di riferimento regionale di dermatologia pediatrica presso l'azienda ospedaliera dell'Ospedale di Padova. Grazie di essere, Grazie a voi con noi. dell'invito. E sempre in presenza il dottor Riccardo Morelli De Rossi, presidente dell'Associazione Genitorialità, psicoterapeuta, libero professionista, collaboratore in centro di salute mentale, consultorio familiare e tutela minori dell'ULSS 4 Veneto Orientale, docente di psicologia dell'età evolutiva della Scuola di Medicina dell'Università di Padova. E abbiamo anche collegata con noi in diretta la professoressa Iria Neri della clinica dermatologica dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, che dovrebbe essere, eccola qui, collegata con noi. Grazie di essere con noi, anche se non in presenza. Buongiorno. Allora, Allora, iniziamo subito. facendo appunto. Ovviamente parlando di dermatologia, visto che abbiamo collegati l'ospedale di Padova e l'ospedale di Bologna, ma non solo, io volevo subito chiedere alla professoressa, che è nota ovviamente a tutti i bambini affetti da neurofibromatosi e responsabile dell'European Reference Network presso l'azienda ospedaliera di Padova, in particolare subito quali sono i segni distintivi che possiamo notare, che ci possono far insospettire, possono far insospettire in particolare il genitore, far pensare a neurofibromatosi. Allora, i segni distintivi della cutanei della neurofibromatosi sono le chiazze caffè latte e i neurofibromi. Le chiazze caffè latte sono sostanzialmente delle macchie, della pelle di colore, proprio il nome stesso lo dice, color bruno, quindi caffè latte, che, si possono presentare, si possono osservare per la verità già nei primi mesi di vita, ma non è co sempre così, dipende dal colore dell'incarnato, quindi dal colore della pelle, possono essere evidenziati, diciamo, anche un po' più tardi, alle volte succede, e possono essere, diciamo, considerati tali per entrare nella diagnosi di neurofibromatosi quando sono superiori a 6,
quindi 6 chiazzette caffè latte, e nel bambino fino alla pubertà vengono considerate valide quelle che sono superiori ai 5 mm, quindi sono lesioni relativamente piccole ma non piccolissime, perché purtroppo lì se no diventa una cosa un pochino più complicata, e nel bambino invece, nel ragazzino e nell'adulto, quando sono superiori a 15 mm, quindi quando sono decisamente un po', sono tre volte più grandi, insomma, grossolanamente. Poi, ovviamente possono essere anche molto grandi, anche centimetri, qualche centimetro, una decina di centimetri. Poi, sempre chiazzette caffè latte, però di piccole dimensioni, che si chiama anche freckling, può essere presente a livello della ascella dell'inguine. Questo per quanto riguarda le macchie cutanee. Poi ci sono delle lesioni di tipo papulo nodulare, grossolanamente, che sono diciamo tra 5 mm e 1 cm, che possono essere presenti su tutta la cute, anche in numero relativamente piccolo, e quindi si può sospettare una neurofibromatosi quando sono più di due, se sono neurofibromi, appunto queste rilevatezze cutanee. Se invece sono neurofibromi plessiformi, quindi un po' più, diciamo, distribuiti, quindi con un'area più ampia, basta un plessiforme per cominciare a sospettare una neurofibromatosi. Queste sono le lesioni tipiche cutanee. Quando si presentano? Si presentano in genere, appunto, le lesioni, le chiazze caffè latte, già nei primi mesi di vita e nei primi anni di vita. Mentre i neurofibromi sono un pochino più tardivi, possono presentarsi già dopo i 5-6 anni, ma tendenzialmente si possono presentare anche alla pubertà o dopo la pubertà o anche oltre. Quindi diciamo che le prime lesioni importanti sono proprio le chiazze caffè latte. A quel punto cosa dobbiamo fare? A quel punto chiediamo alla professoressa Neri come progredisce nella sua esperienza nell'età adolescenziale la neurofibromatosi. Quindi noi adesso abbiamo visto la diagnosi, alla diagnosi dobbiamo fare attenzione alle macchie, che abbiamo capito molto bene dalla dottoressa Belloni Fortina. Come progredisce nella sua esperienza in epoca adolescenziale? Soprattutto adolescente verso l'adulto, la situazione cambia completamente. Nel nostro centro abbiamo la peculiarità di seguire sia bambini che adulti, e diciamo nelle prime epoche di vita, con il centro di riferimento di Bologna per il bambino, per la neurofibromatosi, che è il centro del professor Cordelli e della dottoressa Cecconi, noi interveniamo e in questa prima fase anche noi seguiamo, ci occupiamo solo della pelle, e quello che osserviamo e quello che ha detto Anna Belloni Fortina sono prevalentemente i segni cutanei, con scenari diversi, pazienti che hanno già una diagnosi e pazienti in cui siamo noi a controllare nel tempo l'evolvere della situazione fino ad arrivare alla diagnosi, che può essere anche solo dermatologica. Successivamente la malattia cambia, e così non solo come per tante altre malattie rare, nel tempo il fenotipo, la presentazione della malattia può cambiare, e così cambia completamente nell'età adulta, perché nell'età adulta spesso scompaiono le macchie caffè latte e vi è un proliferare di tutte quelle neoformazioni cutanee, i neurofibromi, che talora sono veramente tanti, alcune decine o centinaia, fino a coprire l'intero tegumento, ma soprattutto aumentano i neurofibromi plessiformi. E quindi noi siamo centro di riferimento regionale per l'adulto e coordiniamo, abbiamo in corso un PDTA che sta per essere approvato dalla nostra azienda, e coordiniamo anche gli altri specialisti che entrano in gioco per controllare quelle che sono le eventuali complicanze a livello internistico della malattia e anche i problemi di tipo oncologico. Sicuramente lo scenario è diverso, cioè nel bambino la nostra attenzione è sulle macchie caffè latte, in un bambino che ha già la diagnosi o che deve essere seguito per arrivare alla diagnosi. Successivamente il dermatologo interviene, ma interviene in un contesto diverso, perché ci sono tantissimi neurofibromi cutanei che possono essere asportati perché rappresentano un po' la stigmate della malattia e con il quale il paziente non convive, anche se non c'è un rischio oncologico.
E dobbiamo essere attenti a rilevare quelli che sono invece i neurofibromi plessiformi che hanno un rischio oncologico e che richiedono l'intervento anche di altri specialisti. Quindi una malattia con facce diverse. Assolutamente, sia per appunto abbiamo anche fatto le distinzioni giustamente tra la parte pediatrica e la parte adulta. A questo punto, ogni quanto bisognerebbe fare i controlli? Questo lo chiedo a lei, professoressa. Per quanto riguarda la parte, diciamo, la valutazione pediatrica, noi normalmente, appunto, seguiamo i bambini con la neurofibromatosi, li seguiamo, li vediamo più o meno una volta all'anno, alle volte anche un po' di più, nel senso che se vediamo che compare, potrebbe esserci un neurofibroma, tendiamo a fare dei controlli più ravvicinati anche per osservare la comparsa di eventuali nuovi neurofibromi e così via. Gli adolescenti e gli adulti normalmente, appunto come nel caso di Bologna, li seguiamo per la patologia, diciamo, per i neurofibromi ovviamente, e lì il controllo è tendenzialmente al bisogno, cioè quando compare un nuovo neurofibroma, che ovviamente non può essere una volta ogni 2 mesi, ma sarà grossolanamente una o due volte l'anno. E poi si decide ovviamente in maniera multidisciplinare che tipo di approccio avere nei confronti di questo tipo di pazienti. Sì. Visto che ci avviciniamo all'estate, Federica, possiamo anche chiedere, fare una domanda specifica? Sì, i genitori chiedono che tipo di prevenzione possono fare rispetto all'esposizione solare. Ci sono delle indicazioni che dovrebbero Le seguire? indicazioni Sono sono quelle classiche per quanto riguarda l'esposizione al sole, cioè una fotoprotezione che però non deve essere ovviamente né eccessiva e neanche una privazione dell'esposizione al sole. Tant'è che tra l'altro ci sono proprio dei lavori che dimostrano che i bambini con la neurofibromatosi hanno addirittura una riduzione della vitamina D. Adesso non lo so se questo possa avere una correlazione con l'esposizione o non esposizione al sole, magari per strane considerazioni fatte dalla famiglia o altro, non lo so, però sta di fatto che comunque non c'è un rischio, almeno attualmente documentato, di trasformazione o comunque un rischio maggiore nei soggetti con neurofibromatosi e quindi non c'è una negazione del sole. La fotoprotezione è la fotoprotezione come qualsiasi altro soggetto, insomma, quindi una giusta fotoprotezione, alta ma non altissima. Ecco, abbiamo parlato appunto adesso di macchie, di quando fare poi i controlli, ma c'è anche tutta la parte psicologica, perché l'INFA aiuta moltissimo i genitori anche da questo punto di vista, appunto a cercare di capire che cosa fare e come vivere questo. E quindi in un certo senso io passo la palla poi al dottor Riccardo Morelli, appunto, perché quando c'è una diagnosi poi bisogna digerirla, tra virgolette. Come la prendono i genitori e che consigli si possono dare appunto di fronte a una novità magari come questa? Beh, per quanto riguarda il come la prendono, sicuramente c'è una prima fase di spavento, di paura, di sgomento, che dobbiamo sempre ricordare sono tutte emozioni assolutamente naturali, normali, anche adattive in un certo senso, ci servono perché ci pongono di fronte a una situazione che può essere, cioè ci mettono in una situazione di protezione anche, no? Sicuramente c'è un effetto un po', così, un po' traumatico, ecco, quando viene comunicata una diagnosi di questo tipo, se non altro perché implica o perlomeno comincia a far pensare alla necessità di ristrutturare alcuni elementi della propria vita, delle proprie aspettative. Innanzitutto mi viene da dire accettare, insomma, queste emozioni che si sformano, che si sviluppano, non cercare di reprimerle o di negarle. Il passaggio successivo è quello che può, diciamo, aiutare a razionalizzarle, quindi portare, appunto, attraverso una sana modalità difensiva, a rifletterci sopra, a potersi poi confrontare, e fra l'altro realtà come l'INFA sono fondamentali in questo senso, perché proprio permettono di confrontarsi, no, con le altre persone. E di trovare in uno spazio come quello che il progetto Mamme dirà la bellezza mette a disposizione, anche di poter appunto portare tutte quelle emozioni negative che sono spesso collegate anche alla vergogna o ai sensi di colpa, che sono appunto naturali, ma che bisogna essere in grado di poter affrontare, ed elaborare.
in uno spazio appunto dedicato. Ecco, a questo proposito immagino ci sia anche la necessità e ci sia anche un'importanza dello psicologo che accompagni poi i genitori in questo percorso. Ma credo che il ruolo di uno psicologo o di una psicologa in un percorso di questo tipo può essere proprio quello di mettersi un po' a disposizione, no? Di ascoltare, di raccogliere un po' la storia, di fare anche così dei collegamenti tra quella che è la storia dei genitori, tra quelle che sono le aspettative genitoriali e come queste possono venire intaccate o modificate. Può essere anche un'occasione di riscoprirsi in realtà. Nella mia esperienza ho visto che molte famiglie, molte mamme, molti genitori sono riusciti effettivamente a rimettere in ordine le loro priorità in un certo senso, quindi dando anche una valenza positiva a questo tipo di esperienza. Ho una domanda dei genitori da casa che ci rivolgono molto spesso. Alcuni genitori alla diagnosi di neurofibromatosi che non conoscono il significato di condizione genetica, di malattia genetica, si sentono in colpa, addirittura ci domandano se hanno fatto qualcosa di sbagliato durante la gravidanza, se hanno sbagliato l'alimentazione, se hanno avuto dei comportamenti sbagliati. Noi vogliamo rassicurarli, quindi il progetto Mamme di Rara Bellezza serve per metterli in connessione con l'infa e con lo psicologo in modo da capire tutto bene a fondo, togliersi dei sensi di colpa che sono totalmente inadeguati, inutili. Questo è, penso che il dottor Morelli sia molto d'accordo. Sì, certo. Se la parola d'ordine immagino sia l'informazione poi. La parola d'ordine è l'informazione, attenzione che l'informazione richiede di essere mediata, per quello in realtà come l'infa sono fondamentali per poter avere qualcuno che ti spiega le cose o comunque che ti accompagna nel momento in cui le apprendi, perché vediamo spesso come l'informazione che ovviamente tutti fanno, quindi anche questo è molto normale, ma l'informazione raccolta su internet, diciamo le infinite ricerche portano effettivamente ad un aumento dell'angoscia, no? Perché sono spesso collegate dalla situazione reale e non sono contestualizzate con la situazione reale dei soggetti. Tra l'altro appunto la cosa fondamentale mi sembra di capire sia anche poi la rete, no? E l'aiuto reciproco tra professionisti diversi in questo caso, non so se anche la professoressa e anche la professoressa collegata da Bologna confermano questo. Assolutamente sì, sono fondamentali proprio anche per aiutare le famiglie, perché sono famiglie che inevitabilmente hanno bisogno di continuo supporto su tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista psicologico, ovviamente anche dal punto di vista medico, chirurgico, di un percorso. Se posso aggiungere, rete che in genere è molto ben disegnata e a maglie strette per il bambino e che diventa maglie molto larghe per l'adulto. Infatti c'è molta difficoltà ad accedere ai centri e a trovare soprattutto i diversi specialisti necessari per la gestione. Questo secondo me è un grosso problema. Infatti noi abbiamo faticato moltissimo a realizzare questa rete che ha ancora delle maglie abbastanza larghe, ma che speriamo di restringere, perché la presa in carico deve essere adeguata. Grazie. Assolutamente. Dove può lavorare l'associazione l'INFA? Ci siamo. Tra l'altro mi sembra che sia un argomento che abbiamo trattato in tante trasmissioni. Sì, questa mancanza della rete, diciamo la rete che si sfalda proprio per gli adulti. Allora, ringraziamo i nostri primi ospiti perché questa nostra trasmissione avrà un avvicendarsi di ospiti proprio perché vogliamo raccontarvi tante cose e informarvi su tante cose. Quindi vi ringraziamo assolutamente di essere stati qui con noi e collegati con noi. Assolutamente buon lavoro. Noi ci fermiamo solo un attimo, ma continuiamo a rimanere in diretta con voi, quindi scriveteci le vostre domande. Rieccoci di nuovo in diretta, abbiamo fatto un cambio ospiti, quindi adesso non c'è nessuno collegato, ma siamo tutti in diretta qui dell'Hotel Ritz, neurofibromatosi, parliamone.
No, a fianco a me Andrea Enrico, dottorando in medicina biomolecolare presso l'Università di Verona. E poi abbiamo con noi la dottoressa Elisabetta Viscardi, oncologa del centro di oncoematologia dell'azienda ospedaliera di Padova, e il professor Raffaele Parozzani, oncoculista dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, che sono un piacevole ritorno perché sono stati con noi in tante altre occasioni, purtroppo online, adesso finalmente siamo in presenza, perché vogliamo parlare in questa seconda parte del glioma ottico e non ottico, uno dei sintomi che insorgono nelle neurofibromatosi di tipo 1. E quindi io inizio subito con la dottoressa Elisabetta Viscardi, che è in prima linea proprio per curare i piccoli pazienti con tumori plessiformi, gliomi ottici in crescita. Subito una delle domande che viene fatta principalmente dai genitori è quella di come si cura il glioma. Allora, innanzitutto il numero di bambini che manifestano un glioma con la neurofibromatosi per fortuna non è tanto elevato, siamo sul 15-20%. Quando viene diagnosticato, la cosa importante che funziona tra di noi è una rete nella quale chi si accorge, di solito sono gli oculisti, ci avvisano e noi accogliamo il bambino e facciamo la comunicazione ai genitori di questa patologia, nella patologia che spesso, come dicevamo anche prima, non è, diciamo, una comunicazione tanto leggera e tanto semplice. La cosa importante da dire è che però abbiamo l'esperienza, abbiamo la storia alle spalle di chi ci ha preceduto nella cura dei gliomi, che ci ha insegnato tante cose, e abbiamo il futuro, che poi è un po' la ricerca e le novità. Per cui la cura c'è, la cura è importante attuarla nel momento in cui serve davvero, perché avere un glioma delle vie ottiche non necessariamente è, diciamo, definizione automatica per cominciare un trattamento. Un bambino potrebbe avere un glioma delle vie ottiche e non avere necessità di cura, perché ci vede bene, perché dal punto di vista dei colleghi oculisti non c'è nessun segnale di allarme per il quale è necessario semplicemente osservare. Quando cominciare una cura? Cominciare una cura è importante quando abbiamo dei segnali di peggioramento, un grande incremento della lesione, un peggioramento importante o comunque un trend in peggioramento della vista del bambino, per cui è importante che noi siamo pronti per cominciare il trattamento. Il trattamento in questo momento è fatto da chemioterapia. Chemioterapia talvolta, diciamo, associata oppure sostituita in seconda linea da farmaci un po' più nuovi, e questo sarà il futuro, ecco, probabilmente, che ci porterà a studiare meglio quali sono i farmaci più maneggevoli, più utili, meno tossici, tra virgolette, per curare i gliomi delle vie ottiche. Ecco, stiamo parlando del presente, stiamo parlando del futuro. Andrea, ci vuoi un po' raccontare anche la tua posizione all'interno, appunto, di Linfa, come informazione, ma anche come, appunto, dottorando? Il mio contributo è quello che fa un normale volontario, e se sono qui, innanzitutto permettetemi di ringraziare la dottoressa Federica Chiara, che ha organizzato ha ideato questo progetto di questi salotti, perché per noi è davvero importante dare tutte le risposte ai pazienti, e c'è tanto bisogno di risposte. Infatti un messaggio che voglio dare anche a casa è che sono io qui a rappresentare, appunto, anche dall'altra parte, non soltanto da ricercatore ma anche come paziente, di sentirsi coinvolti. Non siamo soli, perché l'associazione Linfa c'è per questo, e quindi anche l'idea di queste puntate è, appunto, per essere ancora più vicini e dare tutte le risposte possibili. A tal proposito, tanti pazienti ci hanno scritto, ci hanno inviato tante domande da rivolgere a due esperti, importanti esperti nel campo dell'oncologia, in particolare su una chemioterapia. In pratica alcuni genitori ci hanno manifestato delle preoccupazioni per quanto riguarda le conseguenze che comporta il trattamento chemioterapico, e quindi erano interessati a sapere quali sono queste conseguenze, quanto durano e se ci sono degli aspetti da attenzionare quando questo trattamento finisce. Quindi la rivolgo a lei, dottoressa. Okay.
Va benissimo, sì. E immagino la preoccupazione di un genitore che ha il figlio che necessita di una chemioterapia. Allora, il trattamento chemioterapico per i gliomi delle vie ottiche o per i gliomi a basso grado in genere è un trattamento minimo indispensabile dal punto di vista dell'utilizzo del numero di farmaci. Ma è un trattamento lungo, perché i gliomi crescono molto lentamente, proprio per definizione sono tumori benigni. E i tumori maligni hanno una rapidissima crescita, i tumori benigni crescono piano piano nel tempo, ogni tanto un po' si fermano, poi ricominciano a crescere, a volte non crescono mai. Nel momento in cui è necessario iniziare un trattamento, viene utilizzato un trattamento che dura 18 mesi. È un trattamento piuttosto lungo proprio perché serve un percorso un po' più lento proprio legato a queste malattie che sono lente e hanno una necessità di un trattamento che si mantenga nel tempo. Le conseguenze. Allora, le conseguenze a lunga distanza di questi farmaci non sono particolarmente importanti. Noi abbiamo diversi bambini diventati adulti che monitoriamo e non abbiamo riscontrato, diciamo, tossicità importanti particolari. Sono bambini che comunque vengono molto seguiti sia dal punto di vista endocrinologico, sia dermatologico, sia oculistico naturalmente, sia audiologico, per cui tutto quello che potrebbe essere un danno viene identificato precocemente. Diciamo che un po' diverso è durante il trattamento, l'utilizzo ad esempio della vincristina talvolta crea delle tossicità un po' acute durante del trattamento che però poi si risolvono nel momento della fine della cura. Della crescita. Adesso io voglio passare la parola al professor Raffaele Parozzani, che si occupa dell'apparato visivo del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova. Da anni appunto si occupa di neurofibromatosi. L'INFA sostiene tra l'altro una borsa di studio nel centro di oncooculistica. Abbiamo parlato del glioma, appunto spesso silente, ma a che sintomi bisogna stare attenti per sospettare la crescita del glioma? Come lei ha ben detto, è una patologia silente, nascosta, e quindi è fondamentale la valutazione da parte di oculisti che siano in grado di valutare quelle che sono le vie ottiche e l'acuità visiva di questi bambini anche con metodiche moderne, perché ricordiamoci che sono bambini che all'esordio di questa patologia hanno intorno ai 4 anni di età e una perdita visiva, anche se bilaterale, anche se importante, attorno ai 4 anni d'età, può non essere riferita dal bimbo, cioè il bimbo non se ne accorge, non ce lo viene a dire. Per questo è fondamentale seguirli e è fondamentale visitarli con delle metodiche adatte alla loro età. Una delle grandi problematiche che si cerca di risolvere nella valutazione di questi bimbi è appunto cercare di ottenere informazioni in bambini che spesso non riescono per la loro età a darcele, e per questo è indispensabile essere seguiti in centri che lo fanno quotidianamente. Ecco, quotidianamente cosa significa? Ogni quanto bisognerebbe fare la visita? Allora, le linee guida internazionali sono pochettino farisaiche, nel senso che danno delle indicazioni che variano da aree geografiche e che una con l'altra si contraddicono. Bisogna entrare in un percorso in cui nella prima infanzia, di fronte a una diagnosi di neurofibromatosi, almeno una volta l'anno questi bimbi vengono visitati da un oculista fino ai 7-8 anni di età, meglio 9 anni di età. È ovvio che all'interno di un percorso ci si può accorgere di situazioni borderline che possano portare a valutazioni più strette o esami di secondo livello, ma deve essere, come molto spesso oggi la medicina ci sta insegnando, fatta su misura il follow-up. Sì, ci dobbiamo adattare a seguire le linee guida, ma fino a un certo punto, cioè devono essere presi e seguiti lungo tutta la crescita. Quindi in questo senso dobbiamo ritornare al discorso fatto prima, cioè che spesso sì, è vero, guardiamo in internet, soprattutto i genitori, però poi immagino che ci sia il caso specifico, bisogna studiare il bambino, la persona.
Assolutamente, dobbiamo studiare il bambino e la persona, perché ci sono bimbi che a 4 anni sono in grado di darci tutte le informazioni di cui abbiamo necessità per catalogarli, uso questa brutta parola, e altri bimbi che fino ai 5-6 anni non riescono a darci queste informazioni. Per questo dire faccio una visita una volta l'anno perché va fatta ha un significato limitato. Io devo ottenere il maggior numero di informazioni possibili fin dall'inizio e se non è possibile continuare con follow up più stretti. E se parliamo di ricerca, l'onco-oculista fa anche ricerca? La ricerca è la base, io devo ringraziare anche questa associazione perché con il suo supporto, come penso molti di voi sanno, abbiamo contribuito anche a modificare i criteri diagnostici di questa malattia, perché quelle che sono alcune caratteristiche oculari che erano rimaste in sordina perché non importanti da un punto di vista dell'affezione dell'occhio o della vista, sono oggi dall'anno scorso entrate in quello che sono la diagnostica della malattia, e questo è stato frutto della ricerca. E la ricerca è anche, io uso la parola traslazionale, perché noi sappiamo che la ricerca farmacologica e la ricerca dell'imaging che ci permette di visitare questi bambini nasce negli adulti e difficilmente arriva ai bambini. È il ruolo di chi fa questo mestiere trasferire ciò che è nell'adulto, che per interesse semplicemente economico spesso non è progettato o creato nel bambino, possa arrivare al bambino, che non è un piccolo adulto. Sono due cose differenti. Possiamo quindi capire quanto sia davvero importante fare ricerca, importante la ricerca scientifica, sia quella preclinica che quella clinica, perché mette proprio in comunicazione le due parti e possono aiutare chi alla fine deve essere aiutato, quindi tutti i pazienti. Quindi voglio rivolgervi un'ultima domanda a entrambi. La ricerca è così importante, cosa occorre fare, quindi qual è il prossimo step che ci diamo da raggiungere, qual è il prossimo goal per la ricerca? Allora, secondo me, innanzitutto è fondamentale un team che lavori insieme e che sia fatto dagli occhi, dal cuore, dall'osservazione dei vari aspetti che riguardano la neurofibromatosi e gli gliomi, in particolare i neurofibromi plessiformi, che possono appunto insorgere nei bimbi con neurofibromatosi. Il team fa sì che ci si accorga più rapidamente, si comunichi insieme, si riesca a identificare prima il percorso. E poi ci sono gli studi. Gli studi sono in atto, partecipare agli studi internazionali ci permette di arrivare con molta rapidità a dei numeri per quanto riguarda la ricerca, che ci permettono di capire se ci sono dei farmaci nuovi che possono essere utilizzati, possono essere efficaci e soprattutto meno tossici di quelli che stiamo usando adesso. Una domanda, perché è arrivata appunto da casa, immagino sia una mamma o un papà, si conosce quali fattori mediano l'espressione fenotipica diversa nei casi familiari di NF e ci sono fattori ambientali che frenano l'espressione fenotipica di una stessa mutazione? Allora, direi che è più logico che risponda un genetista a questa domanda. Per quello che io posso rispondere, per quanto mi riguarda, le mutazioni a livello del gene NF1 sono state in parte categorizzate, sono multiple, sono differenti. Quello che noi sappiamo ad oggi è che, a parte alcune rare correlazioni tra genotipo e fenotipo, cioè la mutazione e ciò che accade alla persona, molto spesso non c'è una relazione diretta. Quindi è da supporre che esista anche quello che è una situazione ambientale o comunque una situazione, un environment intorno che possa modificare tutto ciò. È un grande problema dell'NF, cioè le mutazioni spesso non corrispondono a un quadro tipico. Quello che noi dobbiamo invece guardare è quello in parte abbiamo detto fino adesso, l'insieme del problema, non la mutazione di per sé stessa, ma quello che è il fenotipo insieme al genotipo. Assolutamente, grazie anche per questa risposta, quindi vi invito ancora appunto a scriverci delle domande in diretta come siamo ora. Io ringrazio la dottoressa Elisabetta Viscardi, ringrazio il professor Raffaele Parazzani e ringrazio Andrea che appunto è sempre una colonna portante dell'Associazione Linfa e non solo. Ci rivediamo tra pochissimo sempre in diretta, continuate a seguirci.
Rieccoci di nuovo assieme, siamo sempre in diretta sul canale YouTube dell'Associazione Linfa e sulla pagina Facebook ovviamente. Come sempre potete continuare a fare domande alle quali tra l'altro daremo risposta non magari subito oggi, ma c'è tutto lo spazio appunto sia sui social, sia attraverso il sito, sia attraverso la mail o anche di persona, perché appunto Linfa farà da collegamento, come dice anche la parola, nel vero senso della parola, esattamente per rispondere a quelle che sono anche le domande che ci state facendo in questo momento. Allora, presentiamo subito, oltre a Federica Chiara, presidente dell'associazione che avete visto poco fa, la dottoressa Stefania Zovato, responsabile dell'unità operativa tumori ereditari dell'Istituto Oncologico Veneto Lo IOV. Grazie di essere con noi. E in diretta, ma collegate, abbiamo la dottoressa Federica Natacci, responsabile della genetica medica della Fondazione IRCCS Cagrande, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Dovremmo vederla anche lei tra pochissimo collegata, e dovrebbe essere collegata dalla Francia anche la dottoressa Laura Fertitta del servizio di dermatologia del centro di riferimento delle neurofibromatosi francesi all'ospedale Henri Mondeau Créteil, giusto? Créteil di Parigi, che dovrebbe essere fra pochissimo con noi. Allora, iniziamo subito parlando di feocromocitomi, giusto? L'ho detto bene, per fortuna, che si correlano ovviamente con l'NF1. E quindi vogliamo subito chiedere alla dottoressa Stefania Zovato che sintomi si avvisano alla presenza del feocromocitoma. Allora, sì, parola difficile. Sì, difficilissima. Sono d'accordo. Allora, queste sono neoplasie generalmente benigne e la frequenza nella neurofibromatosi è molto bassa effettivamente, perché si aggira attorno al 2-3% di tutti i casi. I sintomi però sono molto specifici ed è molto importante fare attenzione a questi. Generalmente i pazienti affetti da questa patologia possono avere delle crisi ipertensive, delle famose vampate di calore, quindi anche uomini che abbiano questo arrossamento improvviso, tachicardia. Ogni volta che sono presenti questi sintomi, che sono abbastanza facili da riconoscere, è bene comunque fare un approfondimento. L'approfondimento può essere anche relativamente semplice, nel senso che il paziente in follow up generalmente fa anche degli esami strumentali per cui vengono evidenziati gli organi addominali, tra i quali appunto le ghiandole surrenaliche. A livello delle ghiandole surrenaliche ci possono essere dei nodulini che possono rappresentare questi feocromocitomi. Okay? Un altro modo però per verificare la presenza in maniera ancora più semplice è una raccolta urinaria delle metanefrine, che sono i prodotti di queste neoplasie benigne, chiamiamole così. Questi ormoni sono quegli ormoni che danno proprio questa sintomatologia. Perché è importante riconoscere questa malattia? Perché pur non essendo un tumore maligno, può però dare dei problemi cardiovascolari piuttosto importanti e certe volte veramente essere molto pericoloso per l'assetto cardiovascolare, per il cuore stesso. Quindi la prevenzione è fondamentale. La prevenzione è fondamentale. E prendere subito la malattia. Quindi fare attenzione anche ai sintomi, mai come in questo caso. Okay? Ah, infatti le persone si chiedono anche cosa dobbiamo fare per prevenire anche le complicazioni, le complicanze che sono associate alla neurofibromatosi. Allora, già che ci siamo, lo chiedo a lei. Certo. Perché è una domanda molto frequente. È una domanda frequente e credo che mai come in questa patologia sia importante il segno e il sintomo. Quindi il segno, abbiamo sentito parlare prima dell'aspetto dermatologico, per esempio, quindi vedere, osservare, osservarsi, vedere la comparsa di, per esempio, nuove chiazze o nuovi fibromi, neurofibromi. Nel caso del feocromocitoma, ascoltare i sintomi, vedere quello che ho elencato prima, quindi vedere se per esempio a riposo insorge una tachicardia o qualche sintomo di questo tipo. E aggiungerei, visto che il feocromocitoma non è l'unica manifestazione, diciamo, dell'adulto a cui dobbiamo fare attenzione, ma una buona parte invece in questo caso, quindi siamo attorno dal 35 al 50% delle donne affette da questa patologia, può sviluppare un tumore alla mammella, quindi la percentuale è piuttosto impegnativa. Ci avviciniamo molto alle sindrome di predisposizione genetica di mammella, che noi conosciamo in maniera un pochino più importante, perché la sindrome del BRCA è più conosciuta, ma non dimentichiamo che anche all'interno di questa patologia il rischio è piuttosto importante, per cui anche qui autopalpazione e naturalmente tutti gli esami che sono da fare per lo screening e per la prevenzione.
Ecco. A proposito di questo, infatti vediamo se è collegata con noi la dottoressa Federica Natacci. Vediamo. Eccomi, buonasera. Vediamo. Mi sentite? Sì, 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 assolutamente la sentiamo. Adesso aspettiamo anche di vederla, perché appunto abbiamo parlato di tumore alla mammella. Lei appunto opera nel... eccola qua, la vediamo anche all'IRCCS, che è il Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sede del centro clinico dedicato alle neurofibromastosi di tipo 1 in età adulta. Un centro dove arrivano circa 600 persone adulte all'anno, e vogliamo parlare proprio del vostro programma di sorveglianza del tumore della mammella, visto appunto le peculiarità di cui abbiamo appena parlato. Sì, allora io vi ringrazio molto di avermi invitato. Credo che parlare con i pazienti sia la cosa fondamentale, ed è una delle cose che noi facciamo di più in realtà con i pazienti. Da quando è emersa questa predisposizione al tumore della mammella per tutte le donne che afferiscono al nostro centro, abbiamo fortemente voluto, con i colleghi della senologia e con i colleghi della radiologia senologica, e qui di nuovo vorrei riagganciarmi a quello che è stato detto prima rispetto alla multidisciplinarietà e al trovare comunque dei colleghi che possano collaborare in modo attivo insieme. Dicevo, con questi colleghi abbiamo deciso di organizzare, ma che è un'organizzazione anche abbastanza semplice, uno screening senologico per le donne che vengono nel nostro centro, basato su quello che sono i dati della letteratura e basato su quello che è il PDTA che noi in Regione Lombardia abbiamo per la neurofibromatosi. La cosa importante che noi abbiamo capito è che, oltre al fatto che le donne accolgono molto volentieri questa indicazione, e il fatto di poter fare l'esame sempre nello stesso centro, con una cadenza che è garantita, al di là di qualche mese durante il primo lockdown, in realtà no, ci siamo mai fermati rispetto a questo, è molto importante che le donne con la neurofibromatosi vengano e facciano lo screening senologico in un centro che conosce la neurofibromatosi, soprattutto per le donne diciamo un po' più avanti con gli anni, che potrebbero avere magari dei neurofibromi sulla mammella. Se il senologo conosce la patologia, riesce anche a distinguere quello che è un neurofibroma da quello che invece potrebbe essere una lesione aggressiva della mammella stessa. Questo riduce in realtà tutti quelli che sono degli accertamenti che magari sarebbero inutili, e soprattutto è molto di conforto per le donne sostanzialmente. Quindi questo è un po' il nostro così fiore all'occhiello del nostro centro. Noi siamo molto dedicati al benessere delle donne, sia per quanto riguarda appunto il tumore della mammella, e poi noi abbiamo anche tutta la parte di sostegno alla genitorialità e alla gravidanza, sempre per le persone adulte. Infatti volevo proprio chiedere questo sulla gravidanza: anche le donne affette da neurofibromatosi che desiderano avere una gravidanza, come le trattate e come vi comportate? Ah, allora, noi chiaramente come prima cosa cerchiamo di parlare con la donna e il marito, con la coppia, sempre rispetto a quello che è avere un bambino quando si ha la neurofibromatosi, e che cosa vuol dire avere un bambino con la neurofibromatosi. Come dicevate prima, la condizione è molto variabile anche all'interno della stessa famiglia, quindi ci possono essere magari delle mamme che hanno delle complicanze importanti o delle mamme che invece hanno dei quadri molto lievi. In entrambi i casi va rispiegato quello che può essere, quelle che possono essere le complicanze collegate alla neurofibromatosi. Per le donne che desiderano avere una gravidanza, noi abbiamo di nuovo, grazie ai colleghi, i colleghi dell'ambulatorio di patologia della gravidanza, che fanno una valutazione pregravidica per valutare se ci sono delle complicanze che possono in qualche modo interferire con la gravidanza stessa, e che poi seguiranno la donna per tutto il percorso della gravidanza. Per coloro che desiderano monitorare o evitare il rischio di trasmissione, poi abbiamo anche tutto quello che è l'aspetto della diagnosi preimpianto e della diagnosi prenatale, quindi direi un appoggio e una a 360 gradi rispetto a quello che è questo tipo di desiderio lecito, giustissimo, e quindi
La nostra missione è quella di aiutare le donne a raggiungere il loro sogno giusto di genitorialità secondo quelle che sono chiaramente i loro desideri nell'ambito di quello che è chiaramente lecito assolutamente. E torneremo su una puntata specifica su questo, perché c'è una baraonda di una rovescia, non mi vengono le parole, tantissime domande sull'argomento. E quindi sia, dedicheremo proprio una puntata, sì, o magari una parte di una puntata. Bisogna dedicare una puntata su questo e anche una puntata sulla prevenzione, perché è un messaggio generale, la prevenzione è importante e noi dobbiamo trovare il modo per guidare le persone a fare affette da NS. A fare prevenzione, quindi attiviamo i vari centri. Ecco, a proposito di questo, il centro di, sì, di Parigi ha una peculiarità. Adesso scusami, no, no, anzi, vediamo. No, no, assolutamente, vogliamo vedere se. Si è collegata anche. La Francia ha fatto una rete a livello nazionale. Buongiorno Laura. Buongiorno. Il francese e italiano. Sì, sì. Allora, grazie per la tua partecipazione. Io volevo proprio portare il vostro esempio. I centri francesi si parlano, quindi grandi centri che seguono i pazienti affetti dall'NF si parlano e discutono i casi. È vero? Ho capito bene? È un esempio. Sì, esatto, sì. Grazie per il vostro invito. Sì, allora, per presentare il nostro, diciamo, come il modello, come funziona in Francia. Allora, in Francia ci sono vari centri che chiamiamo di riferimento. È una rete a livello nazionale per tutti questi centri. Ci sono centri di riferimento, centri di competenza che hanno in un livello più basso un potere da mettere tra virgolette un po' più basso nella hierarchia di questa rete. E sì, per esempio nella nostra organizzazione abbiamo ogni mese una riunione multidisciplinaria dove possiamo discutere dei casi un poco difficili sia sul lato della diagnosi oppure sul trattamento, e quindi abbiamo questi appuntamenti regolari. E poi abbiamo con questa rete la possibilità di fare vari progetti di ricerca a livello clinico oppure più, diciamo, fondamentale a livello cellulare, per esempio sui modelli animali. Abbiamo questa possibilità di organizzare delle riunioni per discutere di vari progetti di ricerca, sì. Allora, Federica, abbiamo anche una domanda per la dottoressa Natacci, che viene appunto da un telespettatore. Esiste una ricerca sull'applicazione del metodo CRISPR-Cas9 sull'NF? Non ho sentito bene, se è per me la domanda. Sì, se esiste una ricerca sull'applicazione del metodo CRISPR-Cas9 sull'NF, si dice così? È una domanda di ricerca di base, povera Federica. E secondo me Federica può rispondere senz'altro meglio di me, assolutamente. Sì, questa è la correzione genetica delle mutazioni del gene, no? E ci sono dei progetti finanziati dalla Children Tumor Foundation, sia utilizzando il CRISPR-Cas9, che è un vecchio metodo, sia metodi molto più innovativi, quindi si tenta di scegliere anche una via terapeutica con un intervento genetico che è ancora ben lontano dall'essere applicato a livello umano. Grazie Federica, perché appunto, come avete capito, ci sono tante domande che stanno arrivando. Non riusciamo ovviamente a rispondere a tutte le domande in questo momento, però se noi ce le siamo segnate, continuate a mandarle e vedremo di rispondere appunto via mail, telefonando oppure anche con appunto le prossime trasmissioni. Avete già capito, abbiamo già anticipato che una di queste sarà anche proprio sulla prevenzione e sulla gravidanza, se non sbaglio. E io direi che sulla prevenzione poi è un leitmotiv, comunque un must che dobbiamo sempre fare
in ogni caso e soprattutto per i pazienti, se non sbaglio, se non ho capito male da persona che non è dentro il vostro settore, fa la giornalista, mi pare di capire questo, confermatemelo. Sì, sì, è vero, esatto. Bisogna potenziare la prevenzione, coordinare i centri e garantire l'assistenza a pazienti in tutte le regioni, quindi questa è la nostra missione. Sì. Al momento possiamo offrire una prevenzione secondaria, che significa identificare anche precocemente, ma già questo è molto importante perché permette comunque di attenuare la malattia e quindi è molto importante, insomma, riuscire a perseverare in questo senso. Allora, veramente grazie a tutte le nostre ospiti in presenza e anche da remoto, ovviamente un buon lavoro da parte di tutti noi, se non sbaglio. Federica, siamo arrivate praticamente alla fine di questa nostra prima trasmissione, dobbiamo ringraziare tutti e ricordare che poi appunto ci sarà anche un altro appuntamento, ogni mese circa avremo un appuntamento con questa trasmissione in diretta, sarà il 9 giugno prossimo, sempre alle 18, sempre in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Linfa. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? E parleremo di terapia, ma ci saranno anche altri argomenti in futuro che voi stessi ci suggerirete. Assolutamente, quindi per avere tutte le informazioni e anche le anticipazioni dovete assolutamente seguire la pagina Facebook o il sito di Linfa e questa sera ricordatevi attorno alle 20:35 circa di guardare i principali monumenti delle vostre città, ovunque ci stiate ascoltando, per vedere se si colorano blu, perché appunto anche questo modo per informare sulle neurofibromatosi oltre a quelle che abbiamo fatto adesso. Grazie davvero a tutti e una buona serata, ci rivediamo 9 giugno ore 18 con questa trasmissione sempre sui social.